È stato proposto Fabbrini dell'Udinese che dopo l'operazione Lazzari potrebbe essere anche un'opzione, visto che il Bologna sta cercando altri attaccanti. Ho fatto un sondaggio per Antenucci. Abdellaoué dell'Hannover è una pista Lazio, un attaccante che stanno seguendo. Flocri, l'offerta è superiore ai 4 milioni di euro, adesso 4,2, 4,3, poi la Lazio ha chiesto 5, dipenderà anche molto Giuseppe da Robby. Giuseppe De Luca, quindi piace molto anche a Colantuono, gli Orobici potrebbero assicurarsene la metà del cartellino girando in prestito il mediano Coné, oltre ad un conguaglio economico. Lo sai che Palermo e Novara sono vicinissimi allo scambio con la Sampdoria, mentre il Grosseto non ha ancora l'accordo per Ricchiuti, ma ci sarà un altro incontro, buonissime speranze. Fermo. Regione e Bazzoffia sono gli altri due. Lo sai che oltre al Verona, su Sforzini, c'è anche il Catania di Nicola Salerno, che lo aveva avuto proprio a Grosseto. Sì, c'è anche il Catania di Salerno e il Verona chiaramente deve fare un rilancio, ma comunque per il Verona è quasi una priorità. Cacia, lo sai che non va allo Spezia? Hanno raggiunto l'accordo per la compartecipazione, perché c'è anche un problema di stipendi. In partenza c'è il difensore Giordano Maccarone diretto a Brescia, dove potrebbe arrivare anche Mirko Antenucci, già ne avevamo parlato. Lo sai che a Cagliari per il centrocampo è stata riaperta la trattativa con la Regina per Antonino Barilla, mentre la punta Larrivei può andare in Turchia. Altra, ci chiami, ciao. Sono Giovanni da Catania. Giovanni da Catania, ciao Giovanni. Ciao, buonasera Michele. E buonasera Alfredo. Buonasera Giovanni. Io volevo chiedervi una cosa. Io ho visto la partita Roma-Catania. Si è parlato sempre dei due fuorigioco che il Catania praticamente è. Allora io ho visto il primo può essere fuorigioco, ma con le nuove regole può non essere fuorigioco. Poi il secondo praticamente non c'è assolutamente, in quanto io l'ho visto in un emittente su Sky, dove hanno fatto vedere, tirando quella famosa riga, che c'è il terzino, praticamente un esterno, che tiene in gioco Lodi. Ora io volevo da voi praticamente se mi spiegate come funziona il fuorigioco, se la palla sbatte sul difensore o viene respinta in malo modo, queste cose qua. Te la io sto parlando della nuova regola. Te la posso spiegare il regolamento? Se il difensore volontariamente rimette in gioco e quindi sbaglia e serve l'avversario, però lo rimette in gioco volontariamente, quindi vuole fare un passaggio all'indietro, però poi arriva il difensore che è in fuorigioco, prende la palla e segna, è valido. Se invece l'attaccante tira, il difensore sbaglia e quindi lo tocca involontariamente, la palla arriva a Marchese, che però è in posizione irregolare, lì non si può considerare volontario il tocco del difensore, quindi sarebbe da annullare. Quindi quello di ieri era da annullare? Quello di Marchese era da annullare, sì. Sul secondo ha ragione, sul primo no. Sul primo no, sul primo era da annullare. Posso chiedere una cosa ad Alfredo? Prego. Veloce, che ho pochi secondi, sì, per sì, piacere. Sì, velocissimo. Vai. Alfredo, ma in entrata per il Catania cosa c'è? Ma il tuo mercato in linea di massima è finita, a meno che non dovesse partire, perché l'orientamento di massima è far partire uno tra Morimoto e Antenucci. Ti ho detto prima che il Torino è tornato su Antenucci, sono anche Chievo e Bologna. A quel punto potresti pensare a un altro attaccante. Ma poi devono partire Sciacca, Agustin, cioè devi fare delle operazioni soprattutto in Serie B, Ricchiuti è molto vicino al Grosseto, ma il tuo mercato al 95% in entrate è finito. Grazie al nostro telespettatore Giovanni da Catania, lo sai.